Ischia dopo la pioggia, nuove colate di fango, seconda notte fuori casa per circa 1000 residenti di Casamicciola. Il commissario Legnini firma la prima ordinanza per gestire l'emergenza. Ha denunciato uno sciacallo che aveva rubato un'auto nella zona rossa. Influenza, tanti a letto, i timori degli anziani, ribattezzata l'australiana per gli esperti, è tra le più virulente degli ultimi anni. Il picco a ridosso delle feste di Natale, al microfono di 8 Channel, le preoccupazioni e le cautele dei campani tra vaccini e rischio Covid. Rapini ai tabaccai, sgominata la banda, calci e pugni agli esercenti, i carabinieri di Napoli hanno arrestato 6 componenti del sodalizio criminale che lo scorso settembre ha seminato il terrore ad Afragola, imbanditi, incastrati dai vestiti. Pienone all'Immacolata, luci d'artista e boom, a Salerno ottimi riscontri in termini di presenze per il ponte dell'8 dicembre, attesi migliaia di visitatori in città. Gli operatori turistici confermano il tutto esaurito ma chiedono al comune una maggiore programmazione. Acqua contaminata, Mastella stoppa le polemiche, inaccettabile la chiusura dei pozzi, il sindaco di Benevento respinge le richieste di cittadini e associazioni dopo l'allarme tetracloroetilene e rilancia i progetti per la diga di Campolattaro e i serbatoi di Solopaca. Degrado a Piazza Kennedy, il piano del sindaco Festa, ad Avellino il primo cittadino si dice pronto a riaprire già in occasione delle festività natalizie la casetta di vetro diventata luogo di ritrovo per i senza tetto. Intanto paura in villa comunale, questa mattina hanno ceduto diversi rami di un albero. E questi i titoli di oggi, buona domenica, ben ritrovati con 8 Channel News. In apertura a Ischia, dove per fortuna è tornato il sole, ma le piogge delle ultime ore hanno provocato nuove colate di fango. Seconda notte fuori casa per circa 1000 sfollati, si monitorano i costoni nella zona rossa di Casamicciola. Vediamo. Seconda notte consecutiva fuori casa per circa 1000 residenti della zona rossa di Casamicciola. Su Ischia, forti precipitazioni nelle ultime ore, poi per fortuna è tornato il sole. L'allerta meteo resta comunque in vigore fino alle 16. Le precipitazioni hanno provocato nuove colate di fango lungo le strade di Casamicciola dal monte Epomeo, ma per fortuna non si sono registrati danni. Gli sfollati sono pronti a tornare nelle proprie abitazioni, mentre la struttura tecnica sta monitorando i costoni a rischio smottamento. Il primo obiettivo è quello di mettere in sicurezza le persone, perché poi sulla messa in sicurezza del territorio ovviamente ci sono tempi un po' più lunghi per attuare questa importante misura anche. Ma sui versanti interessati alla frana c'è una diffuso rischio residuo, ovviamente dovuto sia a quello che è già accaduto e sia a quello che può ancora accadere. Noi abbiamo dato un contributo importante in questi giorni per la definizione di questo rischio residuo, quindi abbiamo indicato delle situazioni critiche delle quali ovviamente il sistema di protezione civile ha tenuto conto. Continueremo in questi giorni ovviamente, come diceva lei, il monitoraggio per essere pronti e per dare il nostro contributo come struttura tecnica nazionale. Ed è stato denunciato il primo sciacallo nell'isola devastata dall'alluvione. I carabinieri hanno denunciato un 53enne sorpreso alla guida di un'auto rubata in una strada nei pressi della zona rossa di Casamicciola. Per l'uomo è scattata l'accusa di ricettazione. Il veicolo è stato restituito al proprietario. E questa mattina il commissario per l'emergenza Legnini ha firmato la prima ordinanza affidata ai sindaci la responsabilità del trasporto e dell'accoglienza degli sfollati. Sentiamo. Saranno i sindaci dei comuni dell'isola di Ischia i soggetti attuatori per gestire la fase emergenziale dopo l'alluvione di Casamicciola. È quanto stabilito nella prima ordinanza firmata dal commissario delegato per l'emergenza Giovanni Legnini. Compito dei sindaci sarà individuare le sistemazioni alloggiative e assistenziali per gli sfollati. Circa 1000 i residenti nella zona rossa di Casamicciola, ma altre ordinanze di sgombero nelle scorse ore sono state firmate anche altrove. Ai municipi ischitani toccherà anche il coordinamento della logistica con il trasporto delle persone. Nel frattempo è stata rinviata la conferenza stampa in prefettura a Napoli per fare il punto della situazione, mentre proseguono senza sosta le attività di ricerca di Maria Teresa Arcamone, ultima persona ancora dispersa. Si prova, non senza difficoltà, anche a tornare alla normalità. Lunedì riaprono in parte le scuole, tornano tra i banchi i piccoli alunni dell'infanzia e della primaria, per gli altri bisognerà invece attendere mercoledì. Nel giorno di Santa Barbara, patrona del corpo, tanti messaggi indirizzati ai vigili del fuoco impegnati in questi giorni a Ischia. 150 quelli ancora in servizio in queste ore a Casamicciola. Ai caschi rossi l'apprezzamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci.
E ad Avellino, proprio in occasione delle celebrazioni per Santa Barbara, il comandante Bellizzi traccia un bilancio anche in Irpinia, una condizione di fragilità estremamente preoccupante del territorio. Sentiamo. Frane e alluvioni, anche l'Irpinia è un territorio a rischio particolarmente fragile. Dopo la tragedia di Casamicciola arriva il monito del comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino, Mario Bellizzi. Grande attenzione puntata sui fenomeni del dissesto idrogeologico. Penso a territori come Monteforte, Cervinara, 15. C'è da fare ancora molto sul fronte della prevenzione. Tante cose ovviamente con una attenzione possono essere evitate. Ripeto, non esiste il rischio zero, ovviamente c'è sempre un rischio residuo, però con una certa attenzione, e mi riferisco ad esempio agli incendi, una certa attenzione al territorio, mi riferisco agli dissesti idrogeologici, sicuramente i nostri interventi potrebbero essere ridotti, ma così come gli interventi da parte della Protezione Civile. Bellizzi ha parlato in occasione delle celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Quest'anno l'omaggio alla Santa in una forma più ridotta proprio per rispetto delle vittime di Ischia, ma è stata comunque l'occasione per un bilancio delle attività portate avanti dai Caschi Rossi in questo 2022. Purtroppo gli interventi per incidenti stradali non mancano, ahimè, anche diversi interventi sia per verifica ma proprio anche per rimuovere il pericolo per dissesti statici in un, patrimonio edilizio che va ad invecchiarsi e che purtroppo per i quali non si investe molto in manutenzione straordinaria. Cambiamo argomento, torna l'influenza stagionale. Nell'ultima settimana di novembre si è già registrata un'impennata di casi. Gli esperti parlano di un virus particolarmente duro. Maria Teresa De Lucia. Dopo averla archiviata per 2 anni torna l'influenza stagionale, gli esperti parlano di un picco che arriverà in anticipo rispetto alla media e di sintomi particolarmente fastidiosi. Intanto già nell'ultima settimana di novembre si è registrata un'impennata di casi, ma sull'utilità e la scelta di vaccinarsi le persone si dividono. Ha fatto il vaccino antinfluenzale quest'anno? Certo, sì, è il secondo anno che mi hanno fregato che poi si è obbligati a farlo. Vaccinarsi è meglio per l'antinfluenzale, per gli altri bastano, abbiamo dato 3, per il momento ci fermiamo. Lo dovrei fare ma non lo faccio, ho già fatto quella per il Covid, non mi piace. Lo fa tutti gli anni? Sì, lo facciamo tutti gli anni. E quelli per il Covid? 4 dosi ho fatto. No, quest'anno no, la bimba abbiamo fatto il vaccino antinfluenzale. Sì. L'abbiamo fatto 3 o 4 volte, non so quando dobbiamo farlo ancora. Oh no, non l'ho fatto, l'ho fatto l'anno scorso, 2 anni fa, però quest'anno no. Lo faremo, perché l'abbiamo fatto con l'inizio del Covid, perché non l'avevamo mai fatto prima, però ce l'hanno consigliato e quindi l'abbiamo fatto 2 anni fa il primo, l'anno scorso pure, ora faremo anche quest'anno. Da quando facevo il militare, guarda, l'ho sempre fatto, quindi assolutamente. Chi fa il vaccino sicuramente il 50% è più protetto. Ogni anno se prendo un po' di raffreddore, ma è limitato. Rapine violente ai tabaccai, sgominata la banda, i carabinieri di Casoria hanno arrestato 6 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine aggravate, detenzione e porto abusivo di armi. Le indagini hanno riguardato 3 rapine ad Afragola il 7, il 15 e il 28 settembre che hanno visto protagonista sempre lo stesso gruppo di rapinatori, i quali armati di pistole e fucile e con volti travisati sotto la minaccia delle armi si sono scagliati con violenza contro i proprietari degli esercizi commerciali, in alcune occasioni colpendoli a più riprese con calci e pugni. Nel corso di perquisizioni gli abiti, le armi e i passamontagna utilizzati dai rapinatori, che dopo il colpo erano stati nascosti nelle aree comuni di una palazzina in cui abitano alcuni degli indagati. I 6 sono stati tradotti presso il carcere di Napoli, in Poggio Reale, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Assalto a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi, Autochannel parla il maestro Geni di Virgilio, la regina Elisabetta, Maradona e la Ferragni, le statuette più vendute. Vediamo.
Boom di turisti a Napoli nel weekend che anticipa il Ponte Lungo dell'Immacolata con 1 milione di turisti attesi in città. A San Gregorio Armeno funziona il senso unico pedonale che consente a turisti e maestri del presepe di vivere al meglio il weekend all'insegna dell'assalto dei visitatori. Intanto spopolano sul presepe le statuine dell'attualità e tra le più richieste c'è sempre la regina Elisabetta. Le più vendute c'è la regina Elisabetta, c'è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, c'è Maradona, poi c'è la Ferragni sempre col telefonino in mano, un po' di cantanti, calciatori delle varie squadre, tutte chicche gettonate per il pubblico che viene da noi a San Gregorio. Le botteghe, devo dire la verità, stanno lavorando perché la gente entra e acquista, perché c'è modo di vedere e di entrare. È una strategia giusta e secondo me funziona bene. Ma il cuore di San Gregorio Armeno batte forte per Ischia, con la Carmela, la figura tipica della natività napoletana che ricorda l'arrivo delle isolane cariche di prodotti della terra. Quella vecchietta buona col sorriso dolce, con le ceste di pane e freselle che richiamano l'abbondanza, quello che adesso ci vuole per Ischia, un pizzico di fortuna, e mi auguro che alzano quanto prima la testa da questo grande tunnel brutto che è scoppiato. Paura questa mattina nelle campagne di Savignano Irpino. Un anziano di 75 anni, mentre era nel proprio fondo, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi da cacciatori che verosimilmente lo avevano scambiato per un cinghiale durante una battuta di caccia. Fortunatamente l'uomo è stato colpito di striscio al gluteo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Grotta Minarda. Al momento l'anziano è sotto osservazione all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, ma non sarebbe in pericolo di vita. E nel primo weekend di Luci d'Artista a Salerno, nonostante la pioggia, si è registrato subito il pienone, il boom è atteso per l'Immacolata. Vediamo. La pioggia non ha frenato i visitatori che nel primo weekend di Luci d'Artista hanno preso d'assalto la città di Salerno. L'evento natalizio dunque, nonostante la partenza in ritardo, ha confermato le attese. Locali pieni e tanta gente in strada per ammirare le luminarie. Un appeal riscontrato anche dagli operatori turistici, che ora sperano nel sold out in vista del Ponte dell'Immacolata. Abbiamo ottimi segnali, anche se la manifestazione è partita in ritardo, fortunatamente le presenze ci sono. Questo primo weekend già abbiamo non il pieno, ma comunque abbiamo ottimi numeri, e per il lungo weekend dell'Immacolata abbiamo già il pieno di presenze. Infatti si scontra già la difficoltà da parte dei turisti per trovare dei posti letto. Per quanto riguarda il resto del mese ancora ci sono disponibilità, ma pian piano si sta riempendo tutto quanto. Luci d'Artista dunque sta facendo registrare presenze importanti, ma gli operatori turistici sono convinti che con maggiore programmazione si possa fare ancora meglio. Bisogna muoversi in anticipo e avere già le date, gli eventi e anche la programmazione per quanto riguarda ad esempio i concerti di Capodanno disponibile già a settembre. L'ottimus sarebbe addirittura avere già queste informazioni a agosto, in modo da poterle offrire anche a un più ampio pubblico quale quello internazionale. Andiamo a Benevento, chiudere i pozzi? Inaccettabile. Il sindaco Mastella respinge le richieste di cittadini e associazioni che ieri hanno manifestato in strada e in calza. Andremo avanti con il progetto della diga di Campo Lattaro e i pozzi di Solopaca. Vediamo. Bolla come inaccettabile la proposta di associazioni e cittadini che hanno chiesto di chiudere i pozzi di Pezzapiana, nei quali qualche settimana fa si era riscontrato un picco di tetracloroetilene. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, risponde così alle richieste al centro della manifestazione di ieri con la partecipazione del missionario gomboniano padre Alex Zanotelli, che ha messo in evidenza i rischi della gestione privata dell'acqua. Dopodiché con che diamo l'acqua? Non lo so, dobbiamo chiedere a quelli che fanno i controlli. Se i controlli, come nel caso che hanno detto che non andava bene, io ho chiuso. Dopodiché, se va bene, non è che si chiude. Se non c'è l'acqua, quell'acqua là, dobbiamo chiedere alla Protezione Civile di darci acqua per 10 anni. Arriva la Protezione Civile con i camion della Protezione Civile. L'acqua è nei limiti, quindi come tale, fino a 10, siamo a 1, 0, 9, 2 massimo, quindi fino ad ora. Fino a quando è così, perché bisogna chiudere l'acqua, non lo so. Poi non tocca a me chiuderla. Io chiudo dopo che eventualmente viene sincerato di un elemento che è quello per il quale si attinge i pozzi ai fontanini. Se i pozzi ai fontanini danno risultati eclatanti in maniera negativa, si chiude, altrimenti no, non bisogna chiudere assolutamente. No. E poi dettaglia il piano del comune. In attesa della autorizzazione della
della diga Gambolattari, in attesa anche di quello che abbiamo fatto fare su mia incisiva spinta da parte della regione per quanto riguarda l'acqua che arriverà da Solopaca. Adesso è una condotta nuova, quindi passerà un annetto, dopodiché vediamo il resto. Ad Avellino invece il sindaco Festa è pronto a riaprire la casetta di vetro di Piazza Kennedy già in occasione delle festività natalizie. Intanto questa mattina paura in Villa Comunale dove sono caduti diversi rami di un albero. Vediamo. Recupereremo e riapriremo la casetta di vetro. Vederla di nuovo nel degrado fa male. Il sindaco di Avellino Gianluca Festa, intervenuto alla Santa Barbara dei Marinai davanti al monumento di Piazza Kennedy, torna sulla struttura di nuovo chiusa e di nuovo dormitorio e rifugio per i senza tetto. Il progetto del bar aperto 24 ore su 24 è fallito ben presto. Doveva essere un presidio di legalità in una zona dove circola troppa delinquenza. Strutture come questa rischiano sempre di finire nel dimenticatoio, alla mercé dei vandali, ma Festa ha già un progetto. Intanto la utilizzeremo per il nostro Natale in quest'area che realizzeremo dedicata ai più piccoli, perché il Natale di fatto è anche un po' la festa dei bambini, e poi abbiamo in mente un utilizzo del quale ovviamente parleremo a gennaio. In attesa di un nuovo futuro per la struttura di Piazza Kennedy, in mattinata un po' di paura lungo Corso Vittorio Emanuele. Nella Villa Comunale sono caduti diversi rami di un albero finendo sull'adiacente Viale Cassitto, il tutto dovuto al maltempo che ha infuriato sulla città la notte scorsa. Strada chiusa sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, chiusa anche la villa. Siamo una città nella quale c'è molto verde, c'è molta vegetazione, purtroppo quando c'è maltempo c'è sempre il rischio che ci possano essere episodi del genere, però siamo intervenuti prontamente e quindi libereremo poi la villa dal ramo caduto e la potremo riaprire. Un ufficio speciale per le pratiche della ricostruzione e della messa in sicurezza dopo l'alluvione che ha devastato le scorse settimane Agropoli e Castellabate. I comuni del Cilento accelerano per evitare, oltre al danno, anche la beffa. Antonio Vuolo. Un ufficio creato ad hoc a Castellabate per supportare e assistere la cittadinanza nella definizione di tutti i procedimenti tecnico-amministrativi relativi agli interventi emergenziali post-alluvione dei giorni scorsi. L'ufficio speciale strategico temporaneo dovrà gestire le richieste di indennizzo e relative banche dati, seguendo da vicino le pratiche di assistenza alla popolazione e verifica dei requisiti. L'abbiamo chiamata squadra speciale, dove ci sono tutti i tecnici, quasi tutti i tecnici comunali, comunque personale dell'ente, con l'obiettivo appunto di rendere più veloci, immediato le risposte da dare ai cittadini, anche per quanto riguarda la rendicontazione e tutto l'iter burocratico che si deve fare anche con gli enti sovracomunali. Intanto continuano i sopralluoghi sull'intero territorio comunale per stimare tutti gli interventi di messa in sicurezza da attuare. L'SP61 c'è uno smottamento che ha riguardato anche una rete metallica che era stata posizionata da poco, altri sopralluoghi sono in corso, a Vallone Alto sono in corso i lavori per liberare la strada perché era stata interessata da una frana, e quindi ci sono i sopralluoghi dei tecnici comunali proprio della squadra speciale sui ponti per quantificare i danni dei ponti e per dare una stima precisa al genio civile. Continua anche il lavoro del vallone tombato che deve essere verosimilmente aperto completamente fino verso le gare, perché abbiamo fatto le analisi, abbiamo fatto le verifiche con la ditta e è emerso che è otturato anche nei metri successivi dove è esploso. Ultimo appuntamento per il 2022 con Domenica al Museo, l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura anche in Campania. Numerosi i siti aperti, sentiamo Imma Tedesco. Nuovo appuntamento con Domenica al Museo, l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei luoghi storici e culturali del Paese. Ultimo appuntamento per il 2022 con numerosi siti aperti anche in Campania, dal Palazzo Reale di Napoli al MAN, passando per la Reggia di Caserta che già nei giorni scorsi ha annunciato il sold out anche per questa domenica. Tante le presenze anche nelle aree interne, come al Teatro Romano di Benevento che festeggia un nuovo record di visitatori, registrando nel mese di novembre 1690 turisti che hanno visitato l'area archeologica a fronte dei 1109 ingressi dello scorso anno, e per questa domenica il trend si conferma in crescita. Domenica al Teatro Romano con un collega di lavoro. Ho visto questo di Benevento ed è altrettanto incantevole, almeno quanto quello dell'antica Capua. Abbiamo visto solo l'Arco Traiano e la Basilica, adesso siamo qui per vedere la parte romana. Anche oggi infatti numerosi turisti che hanno scelto di visitare
visitare il capoluogo sannita. Ieri abbiamo visto il museo del Sannio, che è stato molto bello. Arrivano da Bitonto, Bari, e sono una cinquantina. Dall'Arco di Traiano al Museo di Santa Sofia dunque, le bellezze storiche e culturali della città conquistano i visitatori. Un paese molto antico, cose da scoprire. Bellissima la chiesa di Santa Sofia e adesso continuiamo. Sappiamo che mangeremo cose tipiche, locali, quindi andiamo anche un po' curiosi per vedere che cosa succede. Abbiamo ammirato in realtà la basilica, una sorpresa abbastanza piacevole. L'Italia è bella tutta, tutta, anche i posti più piccoli sono favolosi. E va bene, è tutto per questa edizione domenicale di 8 Channel News. Grazie regia ad Aldo Fenizia, buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci.